Ormai sono più di 10 anni che la rete di Libera Piemonte, in particolare tutti i referenti di presidio e di coordinamento, hanno scelto di ricordare la strage del 23 maggio del 1992 a Capaci con un momento di formazione, di incontro e di comunità. Ed è per questo che scegliamo di venire qui in Cascina Caccia, di trascorrere tutto il weekend insieme, sia il sabato e la domenica, prima di tutto per formarci e poi per stare insieme, perché quello che dobbiamo fare è costruire una comunità che sia contraria alle mafie. Questi 2 giorni sono 2 giorni molto intensi, abbiamo scelto 2 temi per noi fondamentali. Il primo, la corruzione, e quindi questo pomeriggio lavoreremo sulla corruzione, sulla lotta alla corruzione, su tutti gli strumenti che possiamo mettere in campo come società civile per combattere la corruzione. Come Libera ci impegneremo a dare strumenti concreti alla società civile affinché possa fare la propria parte in questa battaglia contro la corruzione. Stiamo parlando degli strumenti del monitoraggio civico, come i nostri decisori spendono, si organizzano, prendono le decisioni, come viene gestito un bene confiscato, come poter promuovere quello che si chiama a tutti gli effetti diritto di sapere. Ecco, quello che faremo è moltiplicare gli strumenti di trasparenza, moltiplicare la conoscenza dentro Libera di questi strumenti concreti e ancor di più lanciare un messaggio che la corruzione non conviene mai, neanche a chi la gioca. E domani lavoreremo sulle modifiche della nostra Costituzione. Vogliamo capire che cosa sta accadendo, vogliamo approfondirlo in modo da fare delle scelte vere, ma soprattutto delle scelte molto consapevoli. E domani pomeriggio guarderemo a noi e lavoreremo sulla nostra rete, sui nostri presidi, cercheremo di valutare lo stato di salute della nostra attività. Per noi è sempre un momento bello e importante, per noi è l'unico modo possibile per ricordare il giudice Falcone, la sua moglie Francesca Morvillo e 3 ragazzi della scorta che erano Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro. Thank you.